Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Maedan. Dopo essere tornato dalle vacanze, sono qui per questo nuovo video gameplay. Questo qua è l'inizio di una serie di Cube World. Adesso non è la prima serie in tutto YouTube, perché è già iniziato un bordello. Solo che ha avuto questo gioco è uscito da tipo un mese, due, e comunque ha già avuto molto successo. Adesso possiamo già iniziare il gioco in inglese, ovviamente. Ho già qualche personaggio così a caso, quando lo voglio. Bruttissimo. Ok, questo qua bene. Devo fare qualche nuova classe. No, che brutto. Abbiamo tipo delle razze, vero, se prezzemolo, dai. Gender male. Io voglio un rogo che non ho mai provato. Ma no, rogo e poi lo usano tutti però. Che merda però. Metto il warrior, non me ne frega. Allora, faccio 1, 2, faccio così aperto, spalancato da pezzo muro ritardato. Dove di capelli? Ok, va bene così. Chiameremo prezzemolo. Mi sembra si scrive così. Mando con gioco originale. Lol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. YouTube. Chiama il mondo. Vedrà qualche secondo. Ok. Passiamo un po' il suono, che sennò poi mi tartassa, non sente più un cazzo di quello che dico. Adesso il mondo si sta spawnando più in questo momento. Adesso è che state guardando voi, eh. E c'è una cosa rara da vedere. Cos'ho qua? Un'amazzona gigante. E un... delle spade. Perché mi hanno dato? Porca puttana! Fanculo. Formula. Vabbè, la prima missione di questo episodio sarà arrivare al villaggio. È una cosa stupida. Entro 5 secondi. Comunque non sono per niente soddisfatto di questo personaggio. Ora apprezziamo che è brutto. Ah, prendiamo gli Earthflower che sono utilissimi per creare le pozioni. Un attimo, 14, un attimo, due cubetti, proprio cubi. Tal... no, biter. Una posso ammazzarla tranquillamente. Comunque ogni mostro ha una barra sopra la testa per significare il loro grado di, diciamo, a parte il nome che sta a significare il livello. Se è arancione vuol dire che possiamo ammazzarlo però con un po' di difficoltà, oppure se è rosso è così impossibile, ma in effetti è un po' così a volte. No, invece sotto c'è una barra, porca puttana, che quello là è con me o contro di me? È con me. Ok, andiamo a mettere sta cosa. Ok, oh, sta mazzando. Adesso noioso questa classe, non mi piace più di tanto, però lo uso lo stesso. Comandi base, proprio SD ti muovi, CTRL ti appiccichi. Infatti quando il discorso di prima i così, ok, la barra sopra vuol dire la barra di colori diversi sta a significare il loro grado di, il loro tipo di stato. Tipo allora ci sono quelli da blu che sono neutrali, no, neutrali verdi. I verdi sono neutrali insieme ai blu. Che se tu li attacchi loro attaccano te, ma su blu non so ci sono solo verdi e rossi. Verdi e rossi ti attaccano appena ti vedi, no, rossi solo ti attaccano quando ti vedono vicino, e i verdi invece sono polli, no? Sono
Sono quelli che sono neutrali, che non ti attaccano solo se tu attacchi loro. Che cosa sta succedendo là? La cosa qua andrà come un cavallo. Infatti però date il cavallo è pacifico e non fa niente. Che non attacco, l'ho pure marcato. Fanculo. Qua è importante anche raccogliere questi oggetti. Cosa ci possono craftare al campo di fuoco, che fai al fuoco da campo, il come si chiama la mazza, si chiama il cibo. Adesso vediamo queste cose. Senti quel rumorino là, è strano. Ok, so, adesso vi spiego anche. Oddio, non ci sono di trovare un palazzo rialzato. Comunque, questo palazzo con la scritta Inn sta a significare che è la zona per riposarsi, diciamo, una specie di hotel, bed and breakfast gratuito praticamente. Di fine non ti danno a mangiare, però dico, stai là, ti riposi, mentre ti riposi ti si ricarica la vita. E se parliamo, è anche il mana, se sei una classe che ha bisogno del mana, solo il mago. Ovviamente solo il mago ha bisogno del mana. Scendiamo sotto e vediamo tutto. Ecco, questo qua c'è dal giorno, dalle 6. Sì, dalle 6. Dalle 6 di sera alle 6, alle 6 di mattina ti sette al giorno. Alle 11 credo, no, alle 10. O alle 8. Vabbè, verso quell'ora. Ci sono delle zucche. Andiamo a prenderle. Qua c'è un locale misterioso che non ho ancora visto. Visto che è da poco che c'era il gioco, diciamo, sì, originale. Perché avevo tipo una copia di prova per vedere com'era il gioco. E praticamente il gioco era molto assente, infatti l'ho comprato apposta anche per supportare i creatori del gioco, che sono, diciamo, indipendenti. Hanno creato questo progetto da un progetto indipendente e lo stanno avendo un successo. Vedo che comunque aggiungeranno un casino di cose in futuro. Se mi arrampico è un'altra in, andiamo via. La città comunque è divisa in molti distretti. Qua c'è un cane che non posso attaccare. È divisa in molti distretti, poi per insomma non ha le orecchie. Ok, allora, un altro campo di, cos'è sta roba? Ananas? Sono ananas queste, sì, anche se è un po' strano vederle, perché mi dicono che si coltivavano solo in zona tropicale gli ananas, però. Allora, questo qua dovrebbe essere tipo il dojo per il cavaliere. Sì, per allenarsi, boh. Vedete, quando toglie un'arma è anche utile. Dovrebbe essere tipo il dojo per il rogue. Oh no, mago. Per il mago. Quello per il ranger. E quello per il rogue non c'è, mi sa. Non l'ho ancora visto. Adesso andiamo. Questo qua è tipo il negozio nel 3D District, il negozio di scambi, detto rotto tradotto. E questo qua è il negozio di armi. Adesso non prenderò un cazzo perché non ho soldi praticamente. Quello là invece è l'identificatore, quando trovate l'identificatore, inteso per uno che tipo attraverso delle pietre strane ti trova delle armi che ci sono dentro, tipo ci sono i leftovers più 14, più dipende dal tuo potere, no? Tu lo usi per trovare delle armi forti, ho trovato un boomerang che è di potenza 14, solo che ha degli attacchi, un attacco strabiliante davvero utile. Lo uso ancora adesso, anche se ce l'ho da un casino di tempo, se c'è il mio cane che abbaia. Non so se si sente, speriamo non si senta. E vediamo un attimo, c'è anche quel altro negozietto. Adesso devo andare al negozio delle pozioni, negozio di items. Anche se poi le pozioni non le vende, cioè c'è una figura sopra una pozione, ma le pozioni dentro non le vende. Non chiede come cosa. Allora, vediamo un attimo cosa posso. Ah, qua. Ok. Bubblegum dovrebbe essere usata per il colli. Non ho soldi, mi vendo un fungo casuale e mi compro la bubblegum.
ce l'ho. Ok, con la Bubblegum posso prendere, posso permettermi di allevare un pet? Bisogna vedere un attimo dove è il pet in questione. Perché credo sia un collie. Oppure un terrier, aspetta un attimo, vediamo un attimo. Posso equipaggiare un uso pet, ma comunque non so che è una cazzata. Non è il terrier, è il collie, effettivamente è il collie. Dopo torniamo a Doraemon, prima lo prendiamo. Allora, andiamo a prezzemolo. Un po' figo. Sì, questo qua dovrebbe essere... è buggato. Non so questo dove, tipo essere un pozzo. Boh. Effettivamente è un po' buggato nel... questo mondo. Non frega un cazzo. Allora, ho trovato Doraemon prima. Andiamo al crafting district. Dove puoi craftare le robe. Solo che devi andare in tre posti differenti e fare un casino di cose. Ti consiglio di rompere i ceppi d'albero, perché i ceppi d'albero tengono anche un oggetto per fare tipo dei fili che vengono utilizzati per fare le armature. E craftarsi le armature è meglio che comprarsele. Ho detto che qualcuno di buona sia a posto per tutta la vita. E ora andiamo a farci un giretto per la città. Scusa, era un mini episodio, se non so nemmeno quanto durerà. Ecco, non il collis si è attirato da questa deli. Sì. Vedete il collis che sta facendo tutti i cuoricini. Adesso non so manco se posso tenere equipaggiato. Sì. Ah no, è livello 1, vabbè. Ehi qua. Stupido collis. Che può essere anche cavalcato, mi sa. Speriamo di. Dino che è una cosa un po' strana a cavalcare un cane piccolino. Abbiamo ammazzate, ok. Lascio un altro collie che non voglio per niente ammaestrare perché non ho niente. E qua siamo alla zona fornace. Zona fornace è una zona di merda, no, una zona dove poi smaltire i cubi di minerale e basta. Poi puoi customizzare le armi con i blocchi che raccogli, se non ho niente, l'ho appena iniziato. Questo per craftare i gioielli. Che non ho. Fantastico. Non ho formule per creare gioielli. È un po' casino ricominciare un po' da capo, però... sto facendo anche un po' per voi. Ma così per tenere una serie bella sul mio canale, visto che è Deadpool, non so se manco se lo continuerò. Le parti durano troppo. Di che cosa servono soldi per comprare una barca? Allora, la workbench per craftare le armi. E questo per segare il legno. E vediamo un attimo se c'è qualcos'altro. Ah sì, la zona della lana. L'iPhone, e basta. Tu da città che lo sia finito dopo questo. Questo coso, se vediamo un attimo. Questo qua è il lume. Serve per craftare le armature. Chiaramente di Iron Cube. Merda. Spinning wheel per craftare i. Cazzo. Non mi ricordo cosa bisogna. Come si usa per craftare sta roba. Non ci pensare un attimo. Credo. Au. Ah sì, credo per craftare i cosi, silk. E servono praticamente i fili per fare le armature, che sono non mi segna. Abbiamo ammazzati i tipi. Resti un attimo che manca. Niente, praticamente ho finito qui sto primo episodio. Prima parte. L'inizio comunque è un po' noioso perché comunque bisogna tipo formarsi tutto. Ma vi prometto che comunque prima ci sia molto più divertente. Perché devo andare poi a vedere dungeon. Roba varia. Poi comunque qua con X si aprono gli alberi delle skill. Qui c'è delle skill. Sulle prime poi c'è il coso del crafting, ma non serve più di tanto perché non puoi craftare quasi niente. Poi c'è un comando per rinominare il pet, scrivi il name, invio premi il name pet e metti il nome del pet. Lo chiameremo Prezzemolino. No, non va, sbagliato comando. Merda. Non mi ricordo come si fa.
fatto, non ricordo più. Penso che girerò attorno fino al fine episodio. Ok, niente, quindi per il primo questo episodio è tutto. Prima quando riuscirò a cambiare il nome a Prezzemolino. Vieni qua Prezzemolino, dove è andato? Dove è andato? Lo provo a vedere, quindi qui da Mr. Maidan, Prezzemolo e Prezzemolino è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio.